ai corsi si sono aggiunti le Cave Science Pills che sono state trasmesse quest'anno nella primavera. Sono delle pillole di, fra virgolette, scienza che servivano per spiegare meglio quelli che sono un po' i fenomeni delle grotte e dare qualche nozione in più a tutti noi, non solo alle guide turistiche, ma anche a noi speleo che molto spesso siamo un po' ignoranti in materia. È molto importante anche che la comunicazione, come diceva Massimo Goldoni in un suo intervento di qualche anno fa, sia fatta con la voce, con il corpo e con la mente. Quindi, il suo intervento alla fine di questo, diciamo, convegno sarà fondamentale perché lui è maestro nel spiegare come deve essere fatta una divulgazione scientifica. Quindi a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Gian Pietro Marchesi un'altra volta perché presenti gli altri intervenuti. Grazie, buongiorno. Ok, riprendo la parola e vi do un attimino un'anticipazione di quello che sarà i temi che verranno un attimino sviluppati questa mattina. Adesso a breve darò la parola a Vittorio Verole Bozzello, che ci racconterà più o meno come ha fondato l'Associazione delle Grotte Turistiche Italiane. Poi passeremo la parola invece a Francesco Antonio Doriglia, che ci racconterà che cos'è attualmente la GTI, puntualizzando quante sono le grotte turistiche che fanno parte dell'organizzazione. Poi in realtà ripasseremo la parola ancora a Vittorio, che ci racconterà della sua grotta, di come l'ha trovata, perché è una storia veramente appassionante. E poi ci presenterà, penso, cos'è attualmente la Grotta del Vento. E la stessa cosa verrà fatta da Francesco Antonio Doriglia sulle grotte di Pertosa e di Auletta. Cercheremo anche di capire per quale motivo queste grotte hanno due nomi di due comuni limitrofi. Poi alla fine io racconterò quelle che sono l'esperienza che abbiamo fatto in questi ultimi 5-6 anni dei corsi che sono stati organizzati proprio fra AGTI e Società Speleologica Italiana. E poi alla fine daremo la parola a Goldoni e poi, se ci saranno delle domande, cercheremo di rispondere. Quindi io direi adesso di passare la parola a Vittorio Verole Bozzello. Come ti è venuto in mente di fondare l'Associazione Grotte Turistiche Italiane e quando? Quando giravo l'Italia e non solo per vedere cos'era stato fatto nel campo delle grotte turistiche, perché la mia intenzione attrezzare appunto una grotta, non avevo ancora scelto quale, però già mi interessavo a questo campo di ricerca. E ho visitato tutte le grotte turistiche italiane, alcune anche all'estero, e mi sono accorto di alcune carenze in quel campo. Cioè, ogni grotta non conosceva le altre, prima di tutto, non si conoscevano fra loro e ognuno aveva proceduto alla valorizzazione della grotta con propri criteri senza far tesoro delle esperienze degli altri. E questo mi meravigliò non poco. Avviata poi la valorizzazione della Grotta del Vento, ho sentito più che mai l'esigenza di stabilire una reciproca conoscenza in maniera che tutti potessero far tesoro delle esperienze degli altri. Il primo scopo era proprio quello, poi dopo sono venuti fuori altri sviluppi molto interessanti dopo la mia presidenza. Comunque, inizialmente era conoscenza reciproca, scambio di esperienze e un miglioramento dei servizi che poteva derivare appunto da questi rapporti tra le varie grotte. E presi contatto con varie grotte, inizialmente sembrava che la cosa non interessasse granché. Le grotte più interessate sono risultate la grotta di Borgio Verezzi e
E la grotta Izdudda, tra l'altro, che era stata appena valorizzata, era stata aperta al pubblico da pochissimo tempo. Eravamo in pochi e non sapevamo se partire o meno, perché dicevamo siamo tre soli, in Italia ci sono 40 grotte turistiche, come facciamo in tre a fare un'associazione? A un certo punto abbiamo preso la decisione, abbiamo detto bisogna partire, bisogna farlo, perché se non si parte questa associazione non ci sarà mai. Ecco come è nata l'Associazione delle Grotte Turistiche Italiane, ecco come è nato l'ACTI. Penso di non avere altro da aggiungere. Ecco, dopo la mia presidenza ci sono stati altri sviluppi interessantissimi, tra i quali forse il più importante è stato proprio il rapporto fra l'ACTI e la Società Speleologica Italiana. Ecco, un'altra cosa importante che devo dire, ecco, come è partito questo l'input, diciamo, per la formazione dell'ACTI è partito dalla Società Speleologica Italiana ed esattamente dal professor Cigna, che mi ha convocato al convegno, al congresso di Udine, appunto per propormi di essere io il promotore di questa iniziativa. L'avevo già in mente, ma lui mi ha incoraggiato e ha accelerato un pochino i tempi anche per prendere contatti con le altre rotte. Ho finito. Posso intervenire un attimo? Cioè, però io ho qui davanti un documento. In realtà tu l'hai fondata il 17 marzo del 1994. Sì. Cioè, questo almeno è la Costituzione in sostanza. Cioè, quindi Sì, è dal 94 che stiamo andando avanti così. ma aspetta, forse mi sbaglio sulla data del congresso di Udine, allora io. No, il congresso di Udine, se non sbaglio, era il 92. Ah, Però ecco, in realtà 92. No, 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 allora adesso tornano tutti i conti, punto, perché. tornano tutti i conti. Sì, Mentre certamente. invece io qua ho l'atto costitutivo dell'associazione e Sì, è recita che quello del l'hai 94, sì, firmato con. è stato stilato da un notaio di Castelnuovo di Garfagnana, Sì. Che appunto alla presenza anche dei rappresentanti delle altre due grotte. fra l'altro ricordiamo Giovanni Dentella che ci ha lasciato qualche anno fa, se non mi sbaglio. Sì. E non so, è Antonello Sulas. E anche lui purtroppo ci ha lasciato già da qualche anno, sì. Quindi, in sostanza, Vittorio, tu tieni ancora botta per ancora un sacco di anni, spero. Speriamo. Vediamo. Ok. Io allora direi adesso di passare la parola al presidente attuale, diciamo in sostanza che il Vittorio Verre Bozzello è attualmente il presidente onorario della GT, mentre invece il presidente attuale è Francesco Antonio Doriglia, al quale direi di passare la parola. Sì, buongiorno a tutti, saluto tutti i partecipanti. Si vede un po' la presentazione? Sì, si vede. Sì, si vede. Io la lascio così, purtroppo lo dicevo prima perché a tutto schermo non mi va avanti. Però voglio dire, al di là delle slide, intanto saluto Vittorio, il presidente appunto onorario, ma il fondatore insieme ai rappresentanti di Borgio Verezzi e di Zudas di questa grande intuizione nel 94, insomma, ne sono passati di anni e lo ringrazio per questo. E saluto tutti i presenti, saluto Max Goldoni, il presidente della SSI Rossini e Gian Pietro Marchesi. Detto questo, appunto, quello che si diceva prima, da questa intuizione Vittorio ne ha fatta un po' di strada insieme ad altri associati e noi, diciamo, l'associazione dal 94 è partita con quello che diceva prima Vittorio, appunto, da questa idea di scambio di esperienza e di conoscenza proprio dei vari siti di grotte turistiche. Diciamo che nello statuto, in quello statuto che in quell'atto costitutivo e lo statuto, c'erano degli obiettivi molto chiari che portavano appunto
gli associati ad avere determinate caratteristiche che avessero però degli scopi precisi già del 94, questi sono obiettivi già messi in campo nel 94, quindi avveniristici rispetto a quello che oggi di cui tutti parliamo, che era appunto la valorizzazione e la divulgazione scientifica dei siti ipogei turistici, ma anche quello di studiare un po' tutte le problematiche, quindi nello scambio, nell'approfondimento di problematiche riguardando la gestione di un ambiente particolare come quelle di una grotta, appunto, con la presenza appunto di visitatori. Poi c'era anche tra gli obiettivi quella della salvaguardia e della tutela del sito, perché come non lo devo dire a questo consesso, diciamo, la presenza dell'uomo comunque cambia l'habitat del sito, di un sito ipogeo, e quindi preoccuparsi anche della tutela ambientale di una grotta turistica. Detto questo, altro obiettivo era quella di promuovere un'immagine, diciamo, di rete, unitaria, delle varie grotte turistiche presenti in campo nazionale. E anche lì, tra gli obiettivi, c'era quella di formare, della formazione continua dei gestori e degli operatori delle grotte e delle guide. Alla fine c'era tra gli obiettivi quello di promuovere attività turistico-culturali che promuovessero l'intera rete che si andava a costituire. Oggi qual è la situazione? La situazione in questi anni, che è evoluta chiaramente dal 94 ad oggi, è evoluta di gran lunga, siamo a 52 grotte turistiche in tutta Italia e associati all'AGTI sono ben 24. Abbiamo oltre 1 milione di visitatori, 24 grotte associate appunto, distribuite in 12 regioni, italiane. Diciamo che la caratteristica, una delle difficoltà che anche Vittorio ha avuto agli inizi, era quella di mantenere insieme la rete, perché voglio dire, parliamo di grotte che vanno dal Friuli al Piemonte, in Sardegna, fino appunto nel profondo sud, qui in Campania, nelle Puglie e anche in Calabria. Quindi mantenere insieme gli associati non era facile, era sicuramente la grande tenacia e fatica di Vittorio Vele e di alcuni altri associati ha fatto sì di tenere questo collante, che poi di tenerla anche molte volte, non ce lo nascondiamo, con grandi difficoltà, nel senso che voglio ricordare nel 2009 c'è stata che a un certo punto il presidente Vittorio, in una telefonata, insomma, abbastanza così con il sottoscritto, era molto, insomma, diciamo, stanco, aveva difficoltà a tenere l'associazione in piedi, e lì ci dicemmo di fare un tentativo per rilanciare l'associazione, e questo accadde nel 2009 quando, nell'occasione di inaugurare il nuovo impianto illuminotecnico delle grotte di Pertosa Oletta, ci rincontrammo tutti quanti qui in Campania, appunto in provincia di Salerno, nelle grotte di Pertosa Oletta, dove ci fu una ampia partecipazione di diverse grotte e dove ci riproponemmo l'obiettivo di rilanciare in maniera più sistematica l'associazione. Infatti ci fu l'elezione si subentrò a Vittorio il presidente del CAI, ricordami Gianpietro come si chiama, che adesso mi sfugge il nome, vabbè, comunque mi sentite? Pronto? Sì. Ti sentiamo benissimo. Adesso, poi mi verrà in mente. E, Fabbricatore, sì, grazie Vittorio. Fabbricatore, che era appunto presidente della Grotta del Gigante,
ricominciò insomma l'attività dell'associazione e ci ponemmo anche lì degli obiettivi importanti, modificammo, approvammo un regolamento proseguimmo nelle attività di rilancio dell'associazione, partendo anche da quello che era quella di mettere insieme, appunto, di dare corpo a quegli obiettivi originari dell'associazione, come era quella di attraverso, per esempio, un depleano, attraverso una mostra, di mettere insieme le grotte e farle conoscere al grande pubblico, con scambi anche sulla scontistica dei biglietti, insomma una serie di iniziative che ci tenessero, che fossero da collante. Altra cosa che nel 2012 poi ci ponemmo come obiettivo era quella di ragionare e di riflettere molto sul discorso di non tenere i siti delle grotte turistiche avulsi dal territorio, quello di invece di connettere, capimmo una cosa importantissima che oggi è essenziale, quella di connettere la grotta, i vari siti con i propri territori, in termini appunto di offerta turistica, in termini appunto di rapporti istituzionali con gli enti locali e via dicendo. Con l'assemblea di Castelcivita ci fu l'elezione del 2012, ancora un cambio di guardia, con la mia elezione, con la mia elezione, e rafforzammo l'attività di promozione. Ci ponemmo anche l'obiettivo di rafforzare i rapporti, non solo di ampliare la base degli associati con altre grotte turistiche, ma anche quella di rafforzare i rapporti con l'esterno, con altre istituzioni del settore, come il CAI, come l'SSI, cosa che già era ascritta nello statuto, era già un obiettivo, ma che non c'era stato un rapporto, diciamo, mai, diciamo, organico. Anzi, io ricordo che per certi versi c'era una certa diffidenza tra le due associazioni, devo dire. Uno dei collanti tra l'associazione SSI e l'Agidi è stata proprio l'esperienza dei Verole, che avevano un rapporto con il mondo della speleologia molto, molto stretto, ma era solo questo il collante. Ma diciamo i gestori in quanto tali non c'era questo tipo di propensione. Diciamo che questo era reciproco, anche alcuni settori della speleologia, insomma, non vedevano di buon grado il movimento delle grotte turistiche. Questo anche perché, e questo lo voglio sottolineare come elemento, guardate, le grotte turistiche hanno delle peculiarità, per esempio come quella dei gestori, appunto. Noi abbiamo gestioni diversificate, gestioni private, gestione di pubbliche, di enti locali, gestioni di consorzi, gestione di fondazioni come la nostra. Da noi, per esempio, poi lo vedremo nel mio secondo intervento, la Fondazione Mida gestisce le grotte di Pertosauletta. E questa diversità significa anche avere gestori che non tutti sono del mondo. Io stesso, presidente delle grotte di Pertosauletta e della fondazione, sono nato a pochi chilometri dalla grotta di Pertosauletta, ho vissuto sicuramente tutto quello che è stato lo sviluppo turistico di questa grotta, ma non avevo una conoscenza scientifica del mondo sotterraneo. Io stesso sono un veterinario, insomma, però voglio dire, al di là di questo, diciamo, non c'era questa conoscenza, e quindi un gestore che conosce poco il mondo sotterraneo. E allora, diciamo, gli incontri istituzionali che si sono avuti durante la mia presidenza erano quelli anche di allacciare, di mettere insieme un mondo, appunto, delle grotte e della speleologia con diciamo, le istituzioni, la politica. Si vede qui l'incontro con il presidente della Camera di allora, la Boldrini, con Realacci a Trasassi. Insomma, abbiamo cercato anche
di portare avanti rapporti come questi, vari incontri che abbiamo fatto a Montecitorio, non ultimo l'audizione al Senato sulla problematica delle grotte turistiche. Ultimamente è uscito un decreto di Franceschini che metteva 2 milioni di bonus per la rete delle grotte turistiche, dove immaginate che sul settore del turismo il segmento delle grotte non era mai stato preso in considerazione. Alla BIT c'è una in varie fiere abbiamo lavorato, l'associazione è andata avanti in varie fiere per far conoscere appunto la rete che si era andata a costituire, e alla BIT poi c'è stato l'incontro, questa foto con Marchesi, il sottoscritto, il direttore della fondazione e il presidente di allora di Castellana, delle grotte di Castellana, fu l'incontro che diede sancì la scelta di arrivare a un protocollo tra SSI e AGITI per iniziare questa grande esperienza, questa grande avventura della formazione, anche perché facemmo un ragionamento in quella mezz'oretta che ci incontrammo con Gian Pietro Marchesi, fu questa, dove da una parte il mondo delle grotte turistiche avevano sicuramente una necessità, quella di conoscere, approfondire anche dal punto di vista scientifico quello che era un mondo sotterraneo, il mondo sotterraneo. E perché purtroppo, dobbiamo dirlo, ahimè, chiaramente questo non riguardava per esempio la Grotta del Vento dove c'erano i Verole, ma sicuramente la maggioranza delle grotte turistiche avevano gestori che avevano poca conoscenza di quello che era il mondo sotterraneo dal punto di vista scientifico, sia della tutela che della salvaguardia, ma anche di un certo tipo di valorizzazione, di sostenibilità della grotta, chiaramente una scarsa conoscenza comportava a vedere queste grotte solo dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista commerciale. Sto parlando della maggioranza, non sto parlando di tutti. D'altra parte, noi facevamo questo discorso quel giorno, lo ricordo bene, che il mondo dell'SSI, che aveva questa appunto una conoscenza attraverso tutte le ricerche, attraverso le sue scoperte, attraverso appunto il lavoro che faceva, era un po' chiuso su se stesso, nel senso che questa conoscenza veniva portata non al grande pubblico, ma tra gli speleologi stessi. Allora ci dicemmo: perché non creare un accordo, un rapporto formativo dove l'SSI ci mette in condizione di conoscere, soprattutto non solo alle guide, ma anche ai gestori, questo mondo? Perché in questo modo si può far conoscere al grande pubblico, visto che abbiamo oltre 1 milione di visitatori, questo sistema sotterraneo, in maniera corretta, in maniera appropriata, e poi la conoscenza da parte delle guide, da parte dei gestori di questo mondo, grazie all'SSI, ci porterebbe sicuramente a una consapevolezza di tutela che forse in quel momento non si aveva. E quindi, voglio dire, è stato questi concetti così usciti dal confronto, li abbiamo, grazie all'impegno di tanti, li abbiamo portati a farli diventare una realtà che vi racconterà bene Gian Pietro Marchesi attraverso i corsi di formazione, che sono stati momenti di non soltanto di approfondimento scientifico sul campo e in aula, ma anche di grande scambio anche tra le guide di grotte che, come vedremo, sono gestite in maniera differente. Ognuno ha una sua realtà e una sua prerogativa, che però in questi incontri, non soltanto negli incontri formativi, ma anche nelle assemblee che poi si sono tenute, abbiamo un'assemblea all'anno in presenza, l'associazione è cresciuta e si è riuscita a mantenere, a differenza delle difficoltà che ha potuto avere Vittorio prima, grazie anche al fatto che il direttivo si incontra via web e quindi riesce chiaramente a comunicare, a portare avanti gli obiettivi dell'associazione. Comunque, diciamo questo, che
il mondo delle grotte turistiche, prima dei corsi di formazione, stava rimanendo indietro. Spiego soltanto questo concetto e poi mi fermo e concludo. Sì, abbiamo tre minuti. No, ma sto per finire. Perfetto, noi avevamo questo concetto delle grotte, noi abbiamo, parlo per me, ma penso di parlare anche per altre realtà, avevamo delle guide che raccontavano le sagome, il presepe, Totò, la torre di Pisa, e questo veniva spiegato più o meno attraverso le sagome, le figure del satiro in quasi tutte le grotte. L'altra cosa che si andava a mettere in evidenza era la colorazione delle concrezioni col manganese, con l'ossido di ferro, eccetera, eccetera, e c'era un appiattimento di tutto questo in un mondo che stava cambiando e in una scienza come la speleologia assolutamente diciamo giovane e quindi in piena evoluzione proprio attraverso i lavori del mondo accademico e del mondo della società speleologica italiana. E quindi con il web e con la rete il rischio era che i fruitori, i visitatori che venivano a visitare appunto le grotte attraverso il web potevano apprendere e avere una conoscenza più approfondita e più corretta delle stesse guide. Quindi il rischio era che era questo. Invece tutto questo gap che si stava rischiando di portare avanti, quindi con un'offerta assolutamente insufficiente, è stato ridotto proprio da questo grande lavoro che grazie alla SSI si è fatto in questa collaborazione con l'Agiti. Nel senso che io vedo la nostra esperienza qui per Tosa Auletta, abbiamo guide assolutamente più consapevoli, più sicure, più pronte all'approfondimento, più certe che il contatto con grandi esperti in questi corsi li portano a poter dare una visita sicuramente più completa. Noi abbiamo riscontri su questo, nel senso che i visitatori, che oggi è un visitatore più consapevole, più esperienziale appunto, e non viene soltanto a vedere la Torre di Pisa e i presepi, oggi esce più soddisfatto e esce con un'esperienza e un arricchimento proprio nella conoscenza. Quindi questa per noi oggi è stato un traguardo dove possiamo vedere tutti gli effetti positivi. Certo, resta molto da fare ancora, semmai dopo nel parlare della grotta di Tosa Auletta racconterò pure quello che ha significato l'incontro con la Società Speleologica Italiana per noi, perché noi per esempio facciamo molta ricerca, lavoriamo molto sul discorso della sicurezza, sul discorso dell'accessibilità, ma tutto questo è venuto grazie anche a questo tipo di rapporto che diciamo virtuoso tra Agiti e SSI. Questo infine è il primo Deplian che abbiamo coniato nel 92 appunto. Io mi fermerei qui per il momento, insomma, almeno in questa panoramica, spero di aver dato gli elementi salienti di questo percorso. Poi sono a disposizione. Io ringrazio Francesco che ha anticipato alcune degli argomenti anche miei, va bene, meglio così passeremo. Scusami. No, ma ci mancherebbe, cioè, dice ripetita Juvent, no? Quindi qualcosa ripeterò. Io adesso darei la parola invece ancora a Vittorio Vero Le Bozzello, perché io sono affascinato tutte le volte, l'avrò già sentita almeno 5-6 volte, però tutte le volte mi emoziono di quando lui racconta come ha trovato in sostanza la sua grotta, la Grotta del Vento. Quindi do la parola a lui. La mia passione per il mondo sotterraneo è cominciata molto presto, quando ancora ero un bambino e non sapevo neppure che esistessero le grotte naturali. Andavo nei sotterranei delle mura di Lucca, per intenderci. Poi piano piano,
grotticelle vicino a Lucca, poi in provincia di Pisa, sul Monte Pisano. E questa passione è aumentata sempre di più, le grotte diventavano sempre più lunghe, sempre più profonde. Fondai il gruppo speleologico lucchese e ci siamo dedicati a una ricerca più sistematica delle grotte a quel punto, effettuando il rilievo topografico, facendo i primi studi, va bene, abbastanza primitivi se vogliamo, ma sulla morfologia, sull'origine delle grotte, avvalendoci anche della collaborazione di esperti che ci hanno guidato in questi primi passi. E man mano che andavamo avanti con le nostre esplorazioni, l'interesse della città di Lucca verso la nostra attività aumentava sempre più, anche perché i giornali locali spesso pubblicavano degli articoli sulle nostre esplorazioni. E spesso la gente magari ci fermava anche per la strada per chiedere notizie sulle grotte, per cos'è una grotta, cos'è una stalattite, cos'è una sala. Ma non è facile spiegare queste cose perché non esistono dei termini di paragone esterni del mondo di tutti i giorni, diciamo. Cos'è una sala? Uno immagina un vano rettangolare con delle pareti, un soffitto e un pavimento, mentre invece la sala in una grotta è una cosa completamente diversa. E qui è nata appunto da parte mia l'esigenza di comunicare al pubblico, comunicare agli altri, non solo la realtà delle grotte, ma anche le sensazioni che noi provavamo nell'esplorare le grotte. Il primo tentativo è consistito nelle speleogite, cioè nell'ambito del CAI di Lucca organizzavamo una gita in pullman in una grotta non attrezzata turisticamente. Ovviamente sceglievamo le più facili, dove era necessario piazzavamo delle scalette, delle corde fisse. E queste gite hanno avuto un successo notevole, senz'altro, la gente si entusiasmava, solo che ben presto ci siamo resi conto di un pericolo grosso insito in questo tipo di attività. Chi veniva con noi una volta, due volte, tre volte, a un certo punto si sentiva speleologo. E allora c'era un rischio doppio, un rischio che riguardava sia le grotte sia quelli che le frequentavano. Perché le grotte, in quanto finché c'eravamo noi, la gente non doveva toccare le stalattiti, non doveva toccare le concrezioni, non doveva buttare le cartacce. Però in nostra assenza, uno dice, ma non ci sono quei rompiscatole degli speleologi che me li impediscono, magari si portavano via il ricordino, facevano dei danni, sporcavano. L'altro pericolo era che si facessero del male, perché finché c'eravamo noi con le nostre attrezzature, con la nostra esperienza a guidarli, era un conto, ma quando andavano per conto proprio rischiavano veramente grosso, perché rischiavano di mettersi in pericoli che non erano in grado di affrontare. A quel punto ha cominciato a maturare in me l'idea della valorizzazione turistica in una grotta. Un'idea abbastanza vaga, perché tra l'altro non avevo neanche idea di quale potesse essere la grotta adatta. Da quel momento ho cominciato a cercare la grotta adatta, cioè io speravo di trovare a un certo punto una grotta che avesse tutti i requisiti per poter illustrare al pubblico il mondo delle grotte in generale, cioè una grotta che avesse un'infinità di aspetti tale da poter illustrare il mondo delle grotte in generale. E questa grotta l'ho trovata nel 1964, cioè nel 64 ho fatto la prima esplorazione, ma negli anni precedenti, guardando il catasto delle grotte della Toscana, mi dice che c'era una grotta, Buca del Vento di Trimpello, numero 19T, lunghezza 74 metri, sifone. Si dice, se una nota in fondo alla pagina, che in caso di forte siccità l'acqua del sifone si abbassi e dia l'accesso a diverse centinaia di metri di cavità ancora da esplorare. E nel 1964 effettuammo la prima esplorazione. Percorremmo circa 600 metri in totale di gallerie che inizialmente non ci eravamo neanche accorti di quanto erano belle, perché eravamo talmente spinti dalla smania di andare avanti, di aggiungere metri ai metri percorsi, di completare il rilievo, che le bellezze le abbiamo notate soltanto in seguito. In seguito poi, quando abbiamo fatto il rilevamento topografico,
la documentazione fotografica ci siamo resi conto della bellezza di questa grotta. L'esplorazione poi è continuata e abbiamo visto che non c'era soltanto la parte delle concrezioni calcaree, delle stalattiti, delle stalagmiti, delle colate, ma a un livello inferiore c'era addirittura un corso d'acqua sotterraneo. Abbiamo poi scoperto i rami che si arrampicano verso l'alto, con dei pozzi anche, uno di dei quali di 90 metri. Piano piano si concretizzava un progetto che consisteva nel valorizzare tutta la grotta, perché questa grotta aveva in sé tutte le caratteristiche, o quasi tutte, non esageriamo, che si possono incontrare nelle grotte in generale, nel mondo sotterraneo. Una parte centrale, quella dove si svolge il primo itinerario, è caratterizzata appunto dalle concrezioni. Concrezioni però che, a differenza della maggior parte di quelle che vediamo nelle altre grotte, erano tutte vive, sono tutte vive, sono percorse dall'acqua, che conferisce alle concrezioni una maggior brillantezza e una maggior vivacità di colori. Poi in seguito è stata trovata una grotta con tantissime concrezioni vive, ancora più che la grotta del vento, cioè la grotta di Frasassi, dove le concrezioni sono tutte ancora o quasi tutte pienamente attive. Il secondo step, il secondo passo è stato valorizzare la parte inferiore. La parte inferiore, che è una zona epifreatica, una zona che tuttora può essere inondata completamente e ritorna in una situazione freatica. Le gallerie lì sono tondeggianti, levigate, e visitando questa parte profonda è possibile immaginare come poteva essere la prima parte diverse migliaia di anni fa, quando ancora le concrezioni non si erano formate e appena l'acqua che aveva scavato le gallerie se n'era andata. Nella parte superiore invece abbiamo trovato una serie di pozzi e di canyons che corrispondono alla parte alta di un sistema carsico ideale, alla zona di trasferimento verticale, ai meandri scavati da corsi d'acqua che scivolano sul terreno approfondendo sempre di più i condotti. Ma prima di cominciare i lavori di valorizzazione, ho voluto documentarmi su quello che era stato fatto altrove, nelle altre grotte. E ho avuto modo di vedere tutte le grotte turistiche italiane che in quel momento, in quel periodo, erano ancora aperte, ed anche alcune all'estero. E durante queste visite ho visto cose interessanti, esempi da prendere come esempio, ma ho visto anche tante cose che non mi piacevano per niente. Appunto, come diceva Dorilia prima, le spiegazioni che le guide davano alla grotta vertevano unicamente su aspetti estetici, ma neanche su quelli, più che altro sulle similitudini tra la forma di una concrezione e un personaggio o un fatto, un oggetto del mondo di superficie, quindi Torre di Pisa, Madonnine, e carri armati e mille cose diverse. E questo non mi piaceva per niente, perché la gente va in grotta, se in tutte le grotte vede, tanto la Torre di Pisa c'è in tutte le grotte, tanto, e in tutte le grotte vedeva le stesse cose, sentiva gli stessi discorsi, uno non era invogliato a vedere altre grotte. Non solo, ma in certe grotte addirittura cercavano di sminuire le altre. Per esempio, una cosa che mi colpì particolarmente fu quando visitai per la prima volta la grotta di Postumia, quando la guida disse: questa è la grotta più grande e più bella del mondo, è inutile vederne altre, questo è il massimo. Ecco, questo veramente mi ha fatto accapponare la pelle, un discorso del genere, perché proprio visitando le grotte vedevo quanto erano profondamente diverse, quanto le grotte, se presentate nella maniera giusta, potessero essere senz'altro un motivo di vederne altre e poi altre ancora. Ecco. Ed è stato un po' in quel periodo che ha cominciato a maturare l'idea di fondare un'associazione delle grotte turistiche, in modo da invitare la gente a vedere sempre più grotte, perché vedendo più grotte uno è spinto a vederne a cercarne altre ed altre ancora. Creare la figura del collezionista di grotte. Se qualcuno ha da farmi delle domande.
Ah no, ma no, mi sembrava ci fosse qualcosa. Non sento reazione degli altri. Pronto? Puoi andare avanti, Vittorio? Sì, sì, ci sono ancora 3 minuti. Ci sono alcuni minuti ancora, va bene. La Grotta del Vento, anche per i rapporti che ho avuto sempre col mondo scientifico, è stato anche un laboratorio per lo studio del mondo sotterraneo e anche per altri aspetti. Per esempio, nella Grotta del Vento è stato fatto, unico caso in Italia, un esperimento di speleoterapia, cioè la cura delle malattie dell'apparato respiratorio mediante la permanenza in alcuni punti della grotta. Uno studio che è stato condotto dall'Università degli Studi di Pisa, dalla Facoltà di Medicina, e che ha avuto dei risultati interessantissimi, perché alcuni pazienti, soprattutto adolescenti e bambini, hanno avuto dei miglioramenti netti, addirittura in certi casi si può parlare quasi di guarigione completa. Gli stessi risultati non si avevano negli adulti. Sono state poi fatte altre ricerche, per esempio una delle più recenti era in collaborazione con gli acquedotti di Torino e con l'ISS, con la stazione spaziale, perché nella Grotta del Vento è stata sperimentata un'apparecchiatura che sarebbe stata installata a bordo dell'ISS per il trattamento delle acque. Molto frequentata dagli speleologi, la Grotta del Vento è un po' un congressino permanente in un certo senso, perché spesso gli speleologi si incontrano fra loro e con noi e parliamo ovviamente di grotte, del mondo delle grotte, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive, di quello che ancora c'è da fare ed è veramente tanto per la conoscenza del mondo sotterraneo. Con questo penso di aver concluso. Molto bene, Vittorio, ti ringrazio di questa tua... Volevo soltanto magari che tu aggiungessi dove si trova la Grotta del Vento, perché dovresti fare un briciolo di pubblicità, no? Sì, sì. Perché sì. In sostanza, come si arriva da te? Ma, sì, allora, della localizzazione parlerò dopo, volevo aggiungere qualche cosa. Che le difficoltà per la valorizzazione della Grotta del Vento sono state enormi. Enormi perché per la prima volta è stato portato un sentiero laddove nessuno si sarebbe mai sognato di farlo. Per esempio il famoso pozzo di 90 metri di cui parlavo prima è attrezzato con un sentiero che si arrampica fino a 35 metri d'altezza dal fondo, perché volevo mostrare anche gli aspetti insoliti per il pubblico, ma normalissimi per gli speleologi, perché volendo spiegare le grotte, e bisognava far vedere ogni aspetto, quindi anche il pozzo verticale. Ma le difficoltà non si sono limitate soltanto all'interno della grotta, ma si riguarda anche l'esterno, perché l'ingresso della grotta si trovava a più di mezz'ora di cammino dalla strada più vicina e le attrezzature che sono state necessarie per scavare, per esempio, una galleria lunga 30 metri che permette di superare un sifone, sono state trasportate con le funi. Per trasportare un compressore abbiamo impiegato 4 giorni, 11 uomini per 4 giorni con gli argani per portare su il compressore. E questa è soltanto una delle difficoltà che abbiamo incontrato. La localizzazione, quindi, la Grotta del Vento si trova sulle Alpi Apuane, in Garfagnana. E il centro più grosso, abbastanza vicino, è Gallicano. E per arrivare alla Grotta del Vento, la via normale, che consiglio di più, è arrivare a Lucca. Da Lucca raggiungere Gallicano, da Gallicano a Forno Vodasco e poi alla Grotta del Vento, dove ora finalmente la strada arriva, tra parentesi, anche la strada inizialmente è stata fatta a nostre spese e dove arriva la strada c'è un grande piazzale e il centro di accoglienza turistica della grotta. Vi ringrazio per l'attenzione. Molto bene, Vittorio. Quindi visto che l'ho visitata diverse volte,
la consiglio vivamente, come consiglio vivamente di andare a vedere chiaramente tutte le altre grotte. Però ce ne sono alcune che sono particolari e chiaramente ognuno ha i propri gusti. Io adesso darei la parola invece ancora a Francesco Antonio Doriglia, che ci racconta invece la sua grotta, che è la grotta di Pertosa Auletta. A te, Francesco. Sì, aspetta che torno indietro perché ho, con questa presentazione c'ho sempre un po' di problemi, va bene. Allora, pronto? Sì, devi ricondividere lo schermo. Se sì, sì, ci sto provando. Qui potrei forse la presentazione va meglio, vediamo un po'. Sì. Allora, andiamo a questa. Intanto, appunto, mentre il dottor Brindo sta in Toscana, quindi al centro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senti, allora, io ho da voi la mammografia e l'ecografia di controllo il 12 Maria novembre. Maria Carla, hai il l'audio accesa? Che c'è disponibile con la dottoressa Galimberti. Maria Carla, hai l'audio acceso? Ok. Pronto? Ci siamo? Sì, ci siamo, Francesco, scusate. Vabbè, vabbè, capita. Allora, no, dicevo, invece noi appunto stiamo in Campania, provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Centro Valdiano degli Alburni, e la nostra grotta ha, ecco, siamo qui praticamente, a 4 chilometri dall'autostrada del Mediterraneo, appunto, A2. Abbiamo vicino le grotte di Castelcivita, quindi sono le due grotte turistiche insieme a quelle di Morigerati, qui del Bussento, sono le uniche grotte turistiche della Campania. Castelcivita e Pertosa Auletta sono appunto la loro origine da questo massiccio degli Alburni che gli speleologi conoscono, che sono oltre 400 cavità, pozzi. Quindi soprattutto i pugliesi, ma anche altri gruppi speleologici vengono qui a trovarci, e ci sono queste due cavità che Castelcivita e Grotte di Pertosa Auletta, appunto. La nostra ha questa caratteristica di questo fiume sotterraneo, il Negro, e quindi grazie, ed è la più antica grotta turistica del centro-sud, nel senso che è stata fruita dai visitatori in 1932, quindi ha questo tipo di primato, diciamo così. Grazie alla venuta della commissione Boegan, di una rappresentanza della commissione Boegan, nel 1926, che finalmente mappò tutta la grotta, che è 3.000 metri di lunghezza, e che ha una caratteristica, a differenza appunto di quella che diceva Vittorio sul verticale, è orizzontale. C'è un dislivello di 14 metri nell'intera percorrenza delle grotte, quindi voglio dire, è una grotta molto orizzontale, molto agevole, anche per questo ci permette di fare alcuni discorsi che dopo vi racconterò. Quindi, agli inizi del Novecento la società meridionale elettrica mise per sfruttare l'energia idroelettrica, costituì una diga all'ingresso delle grotte, in questo grosso antro. Questa è una grotta, una cavità naturale con una grande apertura, e si è costituito questo lago di 200 metri, percorribile appunto in barca, che ha una profondità da 4 metri all'ingresso fino a 1,5 metri allo sbarco, appunto. Questa è una caratteristica, che si entra in barca e poi si visita le grotte. Gli spazi abbiamo abbattuto le barriere architettoniche in due punti nella grotta, fino al Gran Salone. Gli spazi sono molto ampi, e ha un ramo, diciamo, speleologico, percorso dal fiume,
un altro ramo interno centrale, non turistico appunto, che è stato vietato anche agli speleologi, perché il ramo che presenta ancora gli ultimi pipistrelli che abbiamo il Mifargus, abbiamo una serie di specie appunto in grotta, e per salvaguardarli abbiamo vietato anche gli speleologi, perché purtroppo non soltanto diciamo i visitatori, ma anche gli speleologi creavano un po' di problemi in quel tratto lì, quindi l'abbiamo vietato, e oggi solo i ricercatori, infatti è in atto in questi mesi una ricerca proprio sugli animali in grotta presenti, e le specie presenti, e vanno i ricercatori a fare questo tipo di lavoro, perché stiamo per fare una fine anno una pubblicazione per raccontare anche questo aspetto della nostra grotta. L'altro lavoro che stiamo facendo è quello dell'accessibilità, cioè essendo una grotta orizzontale e abbattute quelle due barriere architettoniche, stiamo lavorando con una barca, che è un dispositivo, che ha un dispositivo per portare appunto le carrozzine in barca e poi portarle fino al Gran Salone in questi sentieri orizzontali molto, molto agevoli appunto. Ci sarà un mezzo elettrico che porterà le carrozzine fino all'antro, e poi con la barca appunto predisposta, finalmente per il 2022 avremo l'accessibilità per i disabili, ma abbiamo insieme, diciamo, prima l'ha fatto Castellane, adesso l'abbiamo anche noi, abbiamo questo dispositivo per esempio di videoguida LIS, cioè per i sordomuti. Abbiamo questa app che si scarica gratuitamente e con il linguaggio italiano dei segni il visitatore può visitare tranquillamente la grotta. Ancora abbiamo, con una collaborazione con un gruppo di speleologi, attivato delle postazioni in linguaggio Braille per gli ipovedenti e per i ciechi, accompagnati naturalmente, dove ci stanno nelle varie postazioni di sosta, possono appunto fruire delle informazioni durante la visita. Quindi questa è una delle ultime, diciamo, attività che noi abbiamo messo in campo. Diciamo che come vi dicevo, prima della la grotta di Bertosa Oletta è gestita da una fondazione. La fondazione si chiama MIDA, Musei Integrati dell'Ambiente, ed è costituita dal Comune di Pertosa, Comune di Auletta, dalla provincia di Salerno e Regione Campania. Ora, diciamo, dal 32 è aperta la grotta, e fino a prima della fondazione c'era un turismo mordi e fuggi, dove arrivavano le persone, visitavano la grotta, gli veniva data quell'informazione che dicevo prima, molto molto così parziale, di un sito ipogeo, e finiva lì il tutto. C'era un bar, un souvenir, ma finiva lì. Con l'avvento della fondazione ci siamo posti, e questo vorrei dire è stato un elemento, ecco, di esperienza nostra che abbiamo condiviso anche con le altre grotte associate, ci siamo posti un obiettivo, quello che di uno sviluppo territoriale intorno a un sito ipogeo, partendo però da una filosofia. La filosofia è stata questa: per noi la valorizzazione non può prescindere, e la tutela non può prescindere dalla ricerca, dalla conoscenza, dalla documentazione, e questo l'abbiamo percorso come obiettivo, sta nello statuto della fondazione. Sin dall'inizio la fondazione è stata è nata il 2004, quindi sono 15 anni, e abbiamo percorso questa filosofia sia all'interno della grotta sia all'esterno del territorio. Mi spiego. Sulla grotta abbiamo attivato tutto un lavoro di ricerca per approfondire appunto la conoscenza del sito,
attraverso vari lavori, attraverso varie relazioni col mondo accademico, attraverso appunto anche il rapporto con SSI. Per esempio, nella nostra grotta c'è un, e questo l'abbiamo fatto anche all'esterno, nel senso che abbiamo realizzato due musei, un museo speleo archeologico e un museo del suolo, che è l'unico museo del suolo in Italia. Cioè noi praticamente ci siamo posti, abbiamo creato un allestimento su quello che è la pelle del pianeta, l'abbiamo chiamata, quella che è quello strato della Terra che riguarda dai 70 centimetri ai 3 metri, che riguarda il suolo che dà la vita al pianeta. E ne abbiamo fatto appunto un allestimento, anzi siamo proprio oggi, ci sarà un incontro della nostra direttrice scientifica con altri musei del suolo del mondo, hanno creato un comitato promotore per creare un network dei musei del suolo del mondo. Abbiamo un incontro oggi con il Museo del Suolo di Dubai, di Mosca e un museo olandese, sempre del suolo. Quindi all'esterno abbiamo immaginato una valorizzazione che riguardasse sia sempre aspetti del territorio, con una ricerca anche su quello che è il fiume che attraversa il territorio, quelle che sono le produzioni agricole. Per esempio, noi abbiamo il carciofo bianco di Bertolotto, che abbiamo contribuito a valorizzarlo, a salvarlo dall'estinzione, in modo che il fruitore che arriva a visitare la grotta trova intorno un territorio vivo, un territorio che ha fatto ricerca, conosce e che riesce e che fa divulgazione di quello che ha. Per esempio, noi abbiamo varie pubblicazioni sulle piante tintorie, perché intorno a noi, intorno a questa grotta, c'era acqua, molta acqua, c'è molta acqua, e c'era tutto nell'Ottocento una pratica sulla tintoria, sulle piante tintorie, utilizzare le piante naturali per tingere appunto i vestiti. E su questo abbiamo fatto laboratori, insomma abbiamo creato un sistema di offerta culturale che andasse oltre le grotte, e vi ripeto, precorrendo e approfondendo questo approccio, abbiamo attratto molti docenti universitari, il mondo accademico, esperti che hanno lavorato su questi settori. Uno dei settori è stato proprio quello dell'archeologia in grotta, perché noi abbiamo un sito palafitticolo che sono le uniche palafitte in grotta che oggi si conoscono al mondo. Nell'antro, in quell'antro delle grotte, nell'ingresso, abbiamo un grosso antro dove l'uomo protostorico del bronzo medio realizzò delle palafitte di 3500 anni fa, e questo lo raccontiamo nel museo e attraverso varie pubblicazioni. Quello che vedete nella foto è Felice La Rocca, che è uno speleo archeologo appunto, e avevamo avuto delle ricerche agli inizi, alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento, e i reperti stavano nei musei del Pigorini di Roma, al Museo Archeologico di Napoli, al Museo Provinciale di Salerno. Però non se n'era contezza, e chi veniva a visitare le grotte non gli veniva spiegato che lì c'era un sito palafitticolo. Dopodiché abbiamo ripreso come fondazione queste ricerche, intanto studiando i reperti distribuiti nei vari musei, ma poi svuotando l'invaso e trovando questi riti che vedete, questi sono ancora i riti di 3500 anni fa delle palafitte. Per cui abbiamo su questo approfondito, anche con ulteriori reperti che ancora giacciono nel suolo, appunto nel fondo del fiume, e quindi la conoscenza del sito ci ha portato anche a capire in quei tre secoli, dal 1500 avanti Cristo al 1200 avanti Cristo, l'uomo che aveva vissuto l'antro, quali erano le sue attività. Allora c'era sia all'inizio
era un luogo abitativo, erano pastori e cacciatori, per i reperti che si sono ritrovati, per poi diventare sempre più l'uso di questa cavità, forse per la presenza sicuramente delle acque, un luogo di culto pagano. Si sono trovati dei reperti miniaturistici, oltre 300 vasettini nella roccia dell'Andro, quindi è oltre che nell'età romana, ellenica e romana, fino al Medioevo, tanti reperti come monete romane, altro, pugnali, elmi e tutto quanto, come se fosse appunto un uso cultuale, che dimostrava l'uso cultuale delle acque della grotta stessa. Poi chiaramente col cristianesimo c'è un altare di San Michele e c'è tutto il discorso del culto micaelico, dove anche la nostra grotta è stata investita da tale culto, appunto. E per esempio noi su questo abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo investito molto sulla ricerca, su pubblicazioni, quindi nel divulgare i risultati della ricerca stessa. Da pochi mesi è uscita, per esempio, un libro sul culto micaelico, non soltanto della nostra grotta, ma anche delle grotte della Campania, sui vari santuari della Campania. Quindi questo è stato un po' l'approccio. Ci sono ancora 3 minuti per l'esposizione. Sì, arrivo subito. Grazie. In più la grotta è stata, e quindi abbiamo, fino ad arrivare alla realizzazione appunto di un museo spelearcheologico, dove abbiamo ricostruito la palafitta in scala normale, facendo vedere come era costruita la palafitta, e quindi abbiamo questo museo spelearcheologico. In più nella grotta stiamo approfondendo, qui vediamo, abbiamo anche utilizzato un impianto audio video di proiezione in alcuni momenti, cosa che abbiamo un po' adesso lasciato indietro. E questo è il Museo del Suolo, molto 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 bello, il Museo Spelearcheologico della Palafitta che vi dicevo. In più abbiamo dei laboratori su tutto quanto, e siamo anche casa editrice, nel senso che realizziamo delle pubblicazioni. Ma tornando alla grotta, noi per esempio l'altro approccio che abbiamo messo in campo è stato quello di capire, oltre ai corsi di formazione, anche quello di capire quali erano gli elementi che noi non mettevamo a fuoco da parte delle guide ai fruitori, quali erano le caratteristiche che noi non mettevamo a fuoco dal punto di vista scientifico e divulgativo. Su questo abbiamo creato una collaborazione con Iode Vaele e con la sua equip, insomma i suoi allievi, i quali sono venuti, voglio raccontarla questa esperienza perché poi ne è uscita una pubblicazione, non so se la vedete, è fatta con descrizione, con fotografie, e descrivono le varie concrezioni, i vari aspetti. Bene, io è venuto qui, ha sentito la nostra presentazione della grotta attraverso le nostre guide, e alla fine si è rifatto lui un giro con le guide, con i suoi allievi, per mettere in evidenza quello che non dicevamo e quello che non mettevamo a fuoco, insomma. Ne è uscito un bel lavoro e ne è uscito un arricchimento, come dicevo già prima nell'altra presentazione, da parte delle guide. Per esempio, noi dicevamo che le nostre grotte erano state, la genesi era quella di un fiume sotterraneo che le aveva appunto costruite, ma non mettevamo a fuoco per esempio i ciottoli presenti durante il percorso della grotta, che era nel segno appunto del fatto che il fiume sotterraneo, c'era un fiume che attraversava le parti oggi visitate dalla parte turistica. E oggi facciamo vedere i ciottoli, come quella per esempio di acquisire tutto il discorso delle colorazioni, delle concrezioni, dove prima si parlava di manganese e ferro, invece si trascurava tutto quello che era il discorso della degradazione organica. Quindi c'è stato questo elemento. Ultimamente noi facciamo dei corsi di formazione con la SSI, ma facciamo dei corsi nostri interni ogni anno,
perché abbiamo colto, per noi la formazione deve essere permanente dopo questa esperienza, ed è permanente, e in più abbiamo ospitato vari momenti di ricerca scientifica. Un'ultima, questa con la Rosangela adesso da 3 anni, sul discorso dell'impatto, e quindi dell'impatto dell'uomo, dei visitatori, sulla grotta stessa. Perché l'abbiamo fatto sia nel partecipare al PRIN con l'Università di Torino, insieme ad altre grotte, sia come Agidi che come grotte per Tosa Auletta, ma lo stiamo facendo con l'Università di Salerno, con Rosangela adesso e con Iode Vaele anche, che collabora, e con un centro di Siviglia, per capire gli elementi di degrado di una grotta turistica, sia soprattutto partendo da Lampenflora, ma non solo, e poi capire le soluzioni a tutto questo. Insomma, l'idea è quella di porci un obiettivo, quella di capire se, per esempio, noi arriviamo fino a 1.000 persone al giorno, se queste 1.000 persone non creano un impatto irreversibile, insomma, il discorso di raggiungere con queste ricerche un discorso di quello che oggi è diventata uno slogan, ma io spero che non sia uno slogan, ma l'essenza di tutto, che è quello della sostenibilità di un sito turistico. E questo ce lo potrà dire soltanto appunto la scienza, la ricerca, e noi ci siamo messi a disposizione a rendere il nostro attraverso questi giovani ricercatori che stanno lavorando in maniera egregia. Quindi non soltanto un discorso di valutazione nella conoscenza, ripeto, sta per uscire una pubblicazione che poi se ne approprieranno innanzitutto le nostre guide su quali animali presenti in grotta, nella nostra grotta, ma anche quella per esempio di studiare le vermicolazioni e raccontare un po' sulle vermicolazioni, ma anche quella di raccontare il discorso della sostenibilità di una grotta turistica, e quindi quali sono gli elementi di impatto e gli elementi e le soluzioni a tale impatto. Qui abbiamo alcune foto che riguardano appunto i laboratori, i ritti, lo svuotamento dell'alveo e anche i 1.000 piedi, 100 piedi presenti nella grotta. Questo è un po'. Chiaramente intorno alla grotta c'è territorio. Il territorio, da quando c'è la fondazione, abbiamo chiuso delle convenzioni con altre associazioni, come questa del rafting, che sta andando molto molto bene. E alla fine, niente, noi abbiamo coniato un motto a quale tendiamo, ancora non l'abbiamo raggiunto alla perfezione, però che noi non siamo superficiali. Perché questo nostro procedere, insomma, che vuole essere un modello da condividere con le altre grotte, parte da tanti investimenti che abbiamo fatto intorno alla grotta, in termini di servizi, di accoglienza. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo riqualificato e riammodernato i servizi igienici, e che la prima cosa, l'80% dei visitatori che arrivano in grotta, la prima cosa che cercano sono i servizi igienici. Noi abbiamo creato dei servizi igienici che sono per le famiglie, per i disabili, per uomo e donna naturalmente, ma che sono sempre puliti, sempre a posto, come l'ambiente circostante è sempre pulito, decoroso, all'altezza. Adesso stiamo rafforzando una raccolta differenziata avanzata, ritroviamo e abbiamo copiato questo dal mondo dei raduni speleologici. Abbiamo uno speleo bar che racconta, abbiamo un midastore di un certo tipo. Insomma, l'offerta di qualità parte da quando uno scende, non basta soltanto avere la guida formata, ma c'è bisogno che prima di arrivare in grotta c'è tutto un percorso da fare, perché no, poi trovare un territorio che offre altri tipi di prodotti culturali e di conoscenza del territorio circostante, questo va a completare un'offerta appunto di qualità. Io questo l'ho voluto raccontare non in termini, è uno sforzo che abbiamo fatto e che ci ha dato ragione, perché chiaramente questo tipo di lavoro ha prodotto risultati. Noi risultati anche in termini di non sostenibilità solo ambientale, ma anche sostenibilità sociale. Noi abbiamo 14 unità
a tempo indeterminato, da noi non c'è il lavoro nero, tredicesima, quattordicesima, 104, tutti i diritti, ma soprattutto il tempo indeterminato, perché voglio dire, i lavoratori devono essere gratificati, devono stare bene, e in questo modo, oltre alla passione che hanno in sé, possono dare il meglio di sé. Quindi questo è un altro lavoro che abbiamo fatto in termini, e questo ci ha portato anche un'offerta di qualità, una sostenibilità economica. Pensate che noi il 95% sono soldi, risorse che noi prendiamo dai visitatori, quindi abbiamo un fatturato di 850.000 euro all'anno, quando chiaramente, a parte il Covid, di questi 2 anni di Covid, dove comunque abbiamo avuto dei grossi numeri, però noi siamo a 65.000 visitatori in tempi ordinari, con un fatturato di 850.000 euro all'anno, che ci porta a un autosostegno per il 95%. Chiaramente avere una fondazione con la Regione Campania e la provincia di Salerno ci dà la Regione contribuisce annualmente a 50.000 euro all'anno, per completare insomma il sostegno al 100% e poter investire e lavorare a queste azioni attraverso progetti che presentiamo, chiaramente, sia sulla ricerca, sia con i rapporti sul MIUR e su altri bandi. Avrei completato, sono andato sforato, però ci tenevo a dirvi anche questi elementi finali. Chiaramente per domande successive alla fine sono a disposizione. Pronto? Molto bene. Eccoci qua. Beh, ringraziamo chiaramente Francesco Antonio, che sicuramente ha sforato, però era una specie di uragano, no? Come si faceva a interromperlo. Quindi adesso prenderò la parola io, cercherò di essere nei tempi e vi presenterò in sostanza l'esperienza che abbiamo fatto con i corsi. Quindi adesso cercherò di condividere lo schermo. Un attimo. Non lasciarci in questa suspense, Gianpiero. Lo so, ma se qualcuno non mi dà una mano io non riesco più. C'è il bollino verde in basso che dice condividi lo schermo. Io devo far partire prima la mia... eccolo qua. Adesso condivido il mio schermo. Aspetta un attimo. Vedete lo schermo o no? Ancora no. Non ancora. Caribio. Allora aspetta un attimo che devo di nuovo uscire. Oh santo cielo. A me arriva il sul desktop, no? Dov'è che me lo trovo? E ce l'hai giù nella... Se l'hai aperta dovresti averla nella barra in basso. È una PowerPoint? Sì, è un PowerPoint. Se l'hai aperto dovrebbe essere nella barra in basso con la icona, con la P. Arancione, mi sembra. Sì, io ce l'ho già, però il problema mio è che... Aprila in modo che tu la veda e poi vai e sul verde, dici condividi schermo e vedrai che si apre, dovrebbe aprirsi una finestra con le varie applicazioni che hai aperte, scegli la PowerPoint. C'è scritto desktop. Su desktop io devo andare.
Ma ce l'hai aperto? Puoi usare sia il desktop e vedi tutto lo schermo, oppure l'applicazione che hai aperto dalla PowerPoint. Ma non me lo trovo, Microsoft, oh, che cavolo. Se vuoi, come ultima spiaggia, puoi mandarcela, te la apriamo noi. Io ve la posso anche mandare. Cioè, il problema è che stiamo perdendo soltanto un grande tempo. Perché io ce l'ho sul mio... Se io lo apro sul mio schermo, poi certo. Dopo... Però devi aprirla sul tuo schermo. Ecco, io l'ho aperta. Ok, adesso vai sulla barra nera di Zoom. Dovresti avere un pulsante verde con una freccia verso l'alto che dice condividi schermo. Sì, ma il mio problema è che non mi trovo più lo Zoom. Nella barra nera c'è una icona azzurra con una telecamera. Tu la, okay. Ma non lo vedo più. Aspetta un attimo. Marisa, probabilmente lui si è iconizzato, non trova più la barra di Zoom. Quindi dovrebbe, no. lei vede la sua faccia nello schermo piccolo? Sì, vedo la mia faccia. Ecco, allora, in alto a destra dovrebbe trovare un riquadro con una freccetta che tira fuori, in modo che allarga lo schermo. E lì ritrova tutte le impostazioni di Zoom. Deve solo riallargare lo schermo di Zoom. In alto a destra... Aspetti un attimo. Sì. Allora, questo qua me lo apro. Esatto, lei si apre il PowerPoint. Me lo sono aperto. Poi? Ora guardi nell'iconcina dove c'è la sua faccia piccola. No, non ce l'ho, non c'è più niente qua. Nella barra di Windows, quella nera di Windows che quello viene sotto? Su dal basso, sì. Dovrebbe esserci un... No, attenzione, io ho l'Apple. Io ho allora non so guidarti perché... Beata, sonetto. Allora, se hai Apple, ecco, se hai Apple, sì. Allora, vediamo un po', dovresti avere Zoom sotto... Nel dove c'è il desktop, dove ci sono tutte le icone, Zoom, corri, sì. Dovresti avere Zoom, clicca lì. Ok, l'ho cliccato e adesso condivido schermo? Adesso condividi schermo. Ma poi dopo mi viene fuori desktop, preferenza. Desktop, devi, sul desktop hai aperto la tua PowerPoint. Devo aprire preferenze di sistema? No. Apri il PowerPoint tuo sul tuo desktop, lo apri. Io l'ho già aperto. Bene, allora adesso torna su Zoom e dici condividi schermo. Aspetta, sì, Zoom. Aspetta che arrivo. Mamma mia, che figura di M. Ce l'hai, condividi schermo? E io condivido schermo, ma mi continua ad apparire sto desktop, iPhone. Safari. Allora, sul desktop, tu troverai l'icona del tuo PowerPoint. Oppure no. Condividi il desktop. Allora, condividi il desktop. Ecco. Io l'ho condiviso e dopo? Il desktop. Allora, sul desktop trovi l'icona del PowerPoint. Aprila. No, cioè continua a venirmi fuori, apri sistema di preferenze di sistema. Io non so. No, vuol dire che sei in alto, sei andato in alto a sinistra su mela per preferenza di sistema. Qui tu devo stare subito sotto. Aspetta un attimo. Però tu stai condividendo un'immagine desktop 1, iPhone, iPad tramite AirPlay, iPhone, iPad via cavo. Cioè, adesso io no, sono nella M più completa. E che allora, hai la tua immagine? Sì, la mia immagine. Nella tua immagine hai una barra bianca in alto con un puntino rosso, giallo e verde. Sergio, sì. Condividi lo schermo tuo e fagli vedere il percorso. Allora. Giovanni? Sì. Se vi invia la presentazione, sì, diamo infatti. Il tempo un attimino a qualcun altro di fare un... Sì, dai, un attimo. Ve la mando immediatamente, aspetta un attimo. La mando a Garberi? Va bene.
Un attimo che faccio presto. Concludi tu con la tua presentazione. Sì, 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 concludo. Vabbè, dopo la farò molto alla svelta. Eccoti Max, vai tu intanto che Giampiero tenta di far partire la PPT. Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Sì, mi vedete? Anche. Ecco, non riesco a condividermi, però è un problema da niente, insomma, perché c'ho molteplici identità, per cui volevo mostrarvele tutte, ma vi dovete accontentare di questo, non mi sono preparato abbastanza. Ecco, ci sono dei problemi a volte nella comunicazione che possono essere, ad esempio, questi, problemi legati ai mezzi. Io mi occupo di comunicazione, non mi occupo specificamente di software, non mi occupo di mezzi come questi, non avrei saputo dare delle indicazioni a Giampietro, anche perché io in questo momento sto parlando da un iPhone. Però questo ci pone un tema sul problema del comunicare, che è fatto anche di mezzi. E attenzione, fino a 2 anni fa quello che sta succedendo adesso non ci sarebbe stato, cioè non saremmo stati qui a notevole distanza a fare una riunione di questo tipo, fossimo stati più di 6-7 anni fa non saremmo stati qui a fare questo tipo di riunione con questi attori. Quindi la comunicazione è qualcosa che è andata avanti, continuata, è un processo che richiede strumenti e richiede dei codici. L'hanno accennato Mario, l'ha accennato Francesco Antonio, parlo dei gestori delle grotte. La grotta come una possibilità di comunicare, la grotta come la possibilità di comunicare di un mondo sotterraneo spesso misconosciuto o spesso frainteso, la grotta come elemento strategico per questa comunicazione, perché io mi ricordo Badino quando dicevo insomma cioè, come gruppi speleologici possiamo, mettendoci tutti insieme, raggiungere in un anno qualche migliaio di persone, le grotte turistiche ne raggiungono più di 1 milione, e quindi significa che un linguaggio corretto di divulgazione che viene dal mondo delle grotte turistiche è assolutamente strategico. Siamo arrivati a questo rapporto tra la SSI e la GT, e quindi a creare anche dei percorsi di formazione per quella che poi è la voce delle grotte, cioè le guide. Le guide e tutto l'apparato che sta attorno a una grotta, sono le guide, sono gli opuscoli, sono i depliant, sono i social media, cioè la grotta adesso come adesso può fare tantissimo, anche una grotta turistica, per far conoscere il mondo sotterraneo. Lo può fare perché c'è molta più consapevolezza da parte di tutti i gestori. Ci sono nuovi strumenti di comunicazione, ecco, bisogna però ritornare a un discorso di codici, quindi che cosa può trasmettere una grotta turistica, cosa può trasmettere anche una guida di una grotta turistica. Io quest'estate ho fatto la guida alla Grotta del Vento, mi sono reso conto che molte cose che si dicevano nei corsi erano cose estremamente applicabili, concrete, reali. Innanzitutto c'era anche una cosa, mi permetto di dirlo, che è abbastanza strana, cioè che avevamo visto molto avanti, perché avevamo fatto delle cose legate alle maschere. Avevamo fatto delle cose legate alle maschere, vale a dire amplificare i gesti, sottolineare con i gesti i contenuti di ciò che si andava dicendo, per fare in modo che anche nella luce spesso abbastanza non solare delle grotte si potessero trasmettere parole, idee, concetti.
in questo stadio ho fatto la cosa, ho fatto la guida con una maschera chirurgica, una maschera o una FPP2 sulla faccia. E ti rendevi conto che la gestualità, il comunicare con il corpo, la mobilità stessa, erano strumenti fondamentali per comunicare. Quindi le grotte turistiche hanno un compito straordinario che è legato alla scienza, è legato anche, diciamo, a una filosofia del mondo, a darci un po' più di profondità. È naturalmente importante che le guide siano consapevoli di questo, del ruolo che hanno, abbiano un repertorio da poter giocare e giostrare a seconda delle diverse situazioni, perché è innegabile che ci sono dei gruppi, ci sono dei momenti in cui si possono comunicare alcune cose, altri in cui se ne possono comunicare altre. Faccio un esempio che può sembrare abbastanza strano. Mi trovavo a Bali, c'ero andato proprio per vedere i teatri, le rappresentazioni teatrali tipiche del teatro balinese, che ha influenzato tutta la sperimentazione contemporanea in Europa dal 1930 in poi, molto, molto di più di quanto si possa immaginare. E c'era questo straordinario animatore di ombre cinesi che riusciva a muovere più figure facendole in dissolvenza, allo stesso tempo con l'alluce dirigeva l'orchestrina che aveva dietro, e alla fine gli ho chiesto: ma cioè, i personaggi parlavano più lingue? Dice sì, e poi non l'abbiamo fatto con gli dèi, parlavano inglese, così voi potevate capire come turisti. Nelle rappresentazioni nei templi gli dèi parlano sanscrito. Ma tu conosci il sanscrito? Dice: io conosco il sanscrito quanto basta per far dialogare gli dèi, non posso mettermi a discutere i testi sacri. Quindi c'era l'adattamento a un pubblico. Quindi le grotte turistiche devono avere personale in grado di capire che pubblico hanno davanti, quindi di tarare un repertorio in modo da avere una comunicazione efficace. Se hai un pubblico di bambini non puoi metterti a parlare di formule chimiche, però allo stesso tempo le devi conoscere per sapere, ad esempio, com'è la deposizione del carbonato di calcio. Quindi quello che tu vai a trasferire è la punta di un iceberg molto, molto complesso. Gli accenni che hanno fatto Francesco Antonio e Vittorio a un tempo delle grotte in cui si parlava di figure santi madonnine, stereotipi che rendevano le grotte uguali, quel tempo è abbastanza superato. Ciò non toglie che si possa ancora fare un lungo percorso, soprattutto nella consapevolezza del ruolo che si ha. Devo dire che nella mia esperienza essere anche istruttore di speleologia mi ha aiutato, così come mi ha aiutato aver fatto parte di riviste legate alla speleologia, come speleologia, o di scrivere sullo scarpone, cioè di scrivere di speleologia. Quindi di fare un'attenzione estrema alle parole che si dicono, che non posso usare la parola faglia se non spiego che cos'è una faglia, ma anche la stessa parola carsismo. Devo rendermi conto se le persone che ho di fronte lo possono capire o meno. Mi rendo conto che in quest'ambito in cui stiamo comunicando può risultare abbastanza strano questo, però questa attenzione. Anche la stessa parola grotta non è affatto un termine così scontato. Cioè la grotta è un insieme di storia naturale e storia umana, speleologica. Nelle grotte c'è anche una terza storia, che è quella della turisticizzazione. Vi posso garantire che non di rado il pubblico è interessatissimo a come una grotta è stata turisticizzata, perché questo è stato fatto, così come è interessata a sapere
qual è l'impatto di una grotta turistica, cioè della serie, non dobbiamo toccare le concrezioni, però qui c'è una passerella che passa attraverso una concrezione. Quindi c'è un discorso anche di saper rispondere a concetti, cioè far conoscere il mondo sotterraneo ha un impatto su un ambiente, ma senza quell'impatto sarebbe impossibile parlare di salvaguardia. Questo vale per le grotte, vale per tante altre cose. Il linguaggio comunque resta qualcosa di fondamentale. Avere un approccio comprensibile, a ciò che la gente sta vedendo, ma non senza fare da didascalia, ma raccontando, perché la gente si può incuriosire solo e soltanto attraverso la narrazione. La narrazione che in una grotta turistica è sterminata potenzialmente, perché c'è una storia naturale, perché c'è una storia di esplorazioni, perché c'è una storia di turisticizzazione. È importante però che le guide abbiano una conoscenza e del fenomeno carsico nel suo complesso e dello specifico della grotta in cui stanno operando. Che ci sia la duttilità, che adesso è una duttilità anche da parte delle gestioni, di cambiare nel corso del tempo i temi, educare a una nuova velocità, a volte anche di comunicazione. Considerate che siamo abituati adesso a una fruizione molto diversa di contenuti e quant'altro. Quindi è un'evoluzione, non si può mai dire siamo arrivati a, cioè è un divenire continuo, complesso. Ci sono dei margini di sperimentazione enormi. Io ricordo l'anno scorso, due anni fa, mai a Pertosa, la premessa, una visita in silenzio nella grotta, che fu qualcosa di davvero emozionante, perché non era soltanto consideriamo che il silenzio, il buio, non sono soltanto gli effetti speciali, ma sono l'habitat. Quindi noi dobbiamo, per quanto possibile, anche ai visitatori fare vedere le grotte in silenzio e al buio. Quindi fargli capire che quello non è soltanto adesso giochiamo al Luna Park, al castello magico. Quello è il momento in cui questo è un habitat. La grotta è una risorsa di acque che beviamo, che berremo. La grotta è un habitat, è la casa di altri che non siamo noi. Ecco, se la gente esce da una visita avendo un po' l'idea di che cos'è la grotta, un po' l'idea di che cos'è la speleologia, un po' l'idea di che casa è la grotta e non è la nostra di case, ecco, forse è un passo importantissimo. Allora, qui siamo arrivati su un'altra considerazione, che noi possiamo benissimo pensare che ci sono tante cose da dire, ma dobbiamo assolutamente trasferire dei concetti. Perché non possiamo fare un elenco di tutte le creature che abitano in quella grotta, lo possiamo fare, ma nessuno se lo ricorderà. L'importante è che sappiamo che c'è un habitat dove ci sono delle creature specializzate. Non è necessario che parliamo del chimismo delle acque, perché non siamo in un corso di speleologia e non siamo in un'aula universitaria. Però sapere che c'è una risorsa, che l'acqua è una risorsa e che viene dalle aree carsiche, che viene il 25% delle acque del nostro pianeta, è importante. Ma bisogna spiegare anche che le aree carsiche non è necessariamente luoghi di grotte, sono delle aree carsiche che presentano pochissime grotte. Perché cos'è una grotta? Una grotta è il vuoto naturale della montagna percorribile percorso, perché sennò un buco è un buco. Ecco, mi rendo conto che quando si va su questi temi, se qualcuno dice ma dove si vuole arrivare? No, non si vuole arrivare da nessuna parte, bisogna semplicemente avere la consapevolezza di ciò che si dice. Io mi rendevo conto anche quest'estate, quando mentre parlavo, mi capita spesso di pormi alcune
questioni, forse velocemente, che poi se no sarei rimasto lì così per un tempo, però dice: ma quanto so di quello che sto dicendo e quanto riesco a trasferire di queste informazioni? Ho presente i corsi di speleologia, possono essere quelli dell'SSI, del CAI o di qualunque altro. Ci sono delle lezioni date, obbligate, dei fondamenti, ma bisogna considerare che se uno fa ad esempio l'istruttore in un corso dei corsi di speleologia dovrebbe sentirsi protagonista di una sorta di formazione permanente nei confronti di se stesso e degli altri. Quindi non c'è un punto in cui si arriva e si conoscono le cose. Lo stesso vale per chi... Mi scusi, le chiedo ancora 2 minuti per l'esposizione. D'accordo, va bene. Sì, beh, consapevolezza delle parole, consapevolezza della profondità, cioè riuscire a comunicare con passione e con leggerezza, però con un impegno costante, perché si continua all'infinito ad imparare, soltanto continuando ad imparare si può continuare a trasmettere la qualità e a dar voce alle grotte. Va bene, io posso aver finito anche qui, lascio la parola a Gian Pietro, che penso abbia risolto i suoi combattimenti col mezzo. Grazie. Grazie Max, la presentazione di Gian Pietro è arrivata, Giovanni ce l'ha già sul video, quindi penso che condividerà la presentazione e tu Gian Pietro puoi iniziare. Io mi scuso, ma come diceva Max, probabilmente ho combattuto con il mezzo, ma ho perso. Eccola qui, quindi il drago l'abbiamo vinto, vai. Ma sono io che vado avanti o no? Sì. No, ti manda avanti Giovanni. E ok, manda pure avanti. Allora, in realtà, le prime, ecco, puoi passare. I corsi di formazione della guida, in sostanza, sono partiti perché c'è stata questa collaborazione con la SSI. Già Francesco Antonio ha ricordato che ci siamo incontrati alla BIT di Milano, e avevamo chiaramente ognuno di noi aveva delle ritrosie, dei problemi con l'altra associazione. Noi speleologi abbiamo sempre avuto un problema, che è stato quello di essere molto gelosi di questo nostro mondo. Però alla fine mi sono detto: ma per quale motivo dobbiamo essere così gelosi? E facendo così poi non saremmo mai riusciti a comunicare al pubblico che cos'era questo mondo. E se noi guardiamo in sostanza il 90% delle persone che si avvicinano al mondo delle grotte, dov'è che lo fa? Andando in una grotta turistica. Quindi il milione di visitatori che arrivano di fatto in grotta turistica sono i nostri fruitori, quindi per quale motivo dovevamo tener nascosto tutto? E quindi ci siamo aperti e abbiamo cominciato sostanzialmente a lavorare insieme. E a caso da Valsegno, nel 2013, abbiamo in sostanza attuato questo protocollo d'intesa e abbiamo cominciato veramente ad avere un confronto e a collaborare per avere delle attività comuni a quelli che erano i nostri scopi statutari. Vai pure avanti. Siamo partiti con un progetto che ancora adesso, che sono passati anni, ho difficoltà a spiegare, perché in effetti è stata molto dura la partenza. C'era questo progetto di didattica in ambienti non formali, era voluto dal MIUR, abbiamo dovuto adeguarci, però questo ci ha fatto partire. Vai pure avanti. E siamo arrivati a un primo corso che abbiamo effettuato, proprio didattica non formale in grotta, dall'8 al 10 di febbraio del 2014. Pochi relatori, Vittorio, questa signora che ha presentato tutto il suo progetto, io e Paolo Forti. Vai pure avanti. La cosa essenziale è che per la prima volta delle guide si sono trovate in una grotta turistica
e per la prima volta, attraverso la spiegazione di Paolo Forti, hanno avuto un modo diverso di vederla. E questa è stata l'inizio. Vai pure avanti. Questo qui vedete, questo è, diciamo, il nucleo dei partecipanti. Vai pure avanti. Ci siamo trovati sicuramente poi, chiaramente da questa esperienza, abbiamo preso degli spunti positivi e abbiamo cominciato a lavorare. Il secondo corso è stato fatto alla fine di novembre, sempre del 2014, siamo andati in Sardegna, Baunei. È chiaro, dovete pensare che i periodi, vedrete che sono sempre sulla fine dell'anno e l'inizio dell'anno. Perché? Perché corrispondono chiaramente a che cosa? Alla chiusura delle grotte turistiche. È naturale che d'inverno, in sostanza, i visitatori sono minimi e quindi c'è la possibilità di prendere le guide e di cominciare a fargli un certo discorso. Ecco, in questo corso viene per la prima volta Yodhe Wahele, che è stato fondamentale per tutti noi. E poi lo vedremo durante il percorso che faremo sui corsi. È stato, diciamo, un elemento illuminante, che chiaramente ha indirizzato il modo di procedere su quei posti. Vai pure avanti. Qui abbiamo alcune immagini. Ecco, Yodhe Wahele, questo signore con la giacca rossa, dove vedete poi c'è anche Doriglia, e sta presentando quelle che erano le sue impressioni sulla grotta di Su Marmori, che era, diciamo, poco distante da Baunei, dove in sostanza è stato effettuato questo corso. Vai pure avanti. Questi sono i partecipanti. È chiaro, essendo in Sardegna, la partecipazione era chiaramente molto dedicata ai sardi, no? Anche perché, fra l'altro, le grotte turistiche in Sardegna ce ne sono una serie, quindi almeno 5 o 6, se non di più. Ok, il terzo corso, vai, è stato effettuato. Siamo andati in Liguria, a Loano, ma in sostanza, vedete che qua i redattori cominciano ad essere molti di più. Abbiamo Adriano Fiorucci, Bartolomeo Vigna, Paolo Forti, che era una presenza costante, e Yodhe Wahele. Andiamo a visitare la grotta di Toirano, di Santa Lucia e di Borgo Verezzi. Gli allievi sono 43 e le grotte presenti 12. Qui abbiamo alcune immagini. Vai pure ancora. Questa prima abbiamo visto alcune immagini della grotta di Toirano e qui invece la grotta di Borgo Verezzi. Continuiamo ancora, un altro corso, il quarto. Anche questo ho segnato in rosso quelli che secondo me sono stati i momenti illuminanti, i momenti clou del percorso che abbiamo fatto nei nostri corsi di presentazione alle grotte turistiche. Il quarto corso tenuto a Castellana Grotte. Vedete la partecipazione? 119 allievi. C'è da dire che chiaramente le grotte di Castellana hanno un numero veramente alto di persone che fanno le guide. Ma qui abbiamo per la prima volta, ho messo in campo le competenze di Max Goldoni. Max Goldoni, che avete sentito prima, ed era questo il problema, doveva sostanzialmente cercare di dare come ti dovevi presentare al pubblico, cioè la comunicazione. E per la prima volta abbiamo cominciato in sostanza ad occuparci anche di questo. Io non ero presente, mi sembra di capire che anche lì la partenza è stata un briciolo incerta, perché anche Max all'inizio non sapeva esattamente come avrebbero recepito le cose che lui andava a insegnare. Però diciamo che poi dopo il percorso è stato, diciamo, leggermente in discesa. Vai pure avanti, abbiamo alcune immagini. Qui la grave, il grande pozzo d'ingresso della grotta di Castellana, che penso conosciate anche voi. Avanti ancora. Qui abbiamo invece i partecipanti davanti a un altro piccolo gioiello, che è stato la grotta del Trullo di Putignano, e l'ingresso è proprio in un trullo,
che è una delle caratteristiche della Puglia. Andiamo avanti, altro corso. Ci portiamo finalmente alla Grotta del Vento. Stiamo già arrivando nel 2016. Vedete che continuano a aumentare quelli che sono i relatori. E c'è comunque anche da parte delle guide, siamo già al quinto corso, c'è maggiore partecipazione. E ascoltiamo quelle che le guide hanno da dirci. Vai pure avanti. E vedete che ci sono molti interventi. Ci chiedono, ci danno delle linee guide da seguire, suggerimenti che poi chiaramente prendiamo e cerchiamo di portare avanti nei successivi corsi che facciamo. Vai pure avanti. Qui vedete, mi ricordo benissimo l'ingresso in grotta e quello che voi avete sentito. Qui vedete Vittorio Verulo e Bozzello che illustra il suo gioiello, la sua grotta, che ormai da decenni fa parte della sua vita. Vai pure avanti. Un altro corso. Questo è un corso particolarissimo. Andiamo in quello che è, diciamo, il territorio clou del carsismo. No? Voi sapete, il carsismo, il nome Carso, deriva proprio dal Carso triestino, dal Carso che è fra quello che è l'Italia, quindi Trieste, e la parte che arriva di là in Slovenia. E ci troviamo alle grotte di Torre di Slivia, una piccola grotticella particolarissima, poi vedremo che fra l'altro ha delle particolarità perché viene raggiunta con un mezzo particolare che è un trattore dove c'è una specie di carro che porta i visitatori davanti. Però in questo momento noi abbiamo la possibilità, andiamo finalmente anche all'estero, andiamo a vedere Scocciancheiama, che è poi la grotta di San Canziano, e quindi andiamo sia in Slovenia sia in Croazia, dove visitiamo Baredina Jama, e poi concludiamo il tutto alle foci del Timavo. Alcune immagini che vediamo, questo era il Torre di Slivia, è anche un agriturismo, un osmizza, come dicono loro, e questi erano i partecipanti. Vediamo poi alcune altre immagini. Mi piace ricordare che ho messo la foto di Anna De Mauro, che sostanzialmente è, diciamo, l'organizzatrice, è quella che tiene tutti i rapporti fra di noi, e quindi mi era piaciuto omaggiarla. Però in questo momento abbiamo nella parte alta il carro che portava i visitatori, che porta ancora attualmente i visitatori alla grotta di Torre di Slivia, davanti all'imbocco. E sotto invece tre personaggi importanti. Vittorio, lo vedete? Il professor Forti, che era un carsologo e che ci ha tenuto una lezione davanti alle foci del Timavo, e il gestore della grotta di Baredine. Vai pure avanti, grazie. Settimo corso, viene richiesta la possibilità di farlo anche in Abruzzo. Andiamo all'Aquila, vi assicuro, erano passati pochi anni da quello che è stato il grande terremoto, e quindi c'è stato anche un po' di preoccupazione. Però anche qua siamo riusciti in sostanza a effettuare questo corso, con la presenza di pochi in sostanza relatori, però abbiamo avuto una quarantina di allievi e le grotte presenti erano 8. E qui vediamo alcune immagini. Ci siamo accorti, siamo andati, questo era il parco, diciamo, dei docenti e degli allievi, e alcune immagini invece all'interno della grotta di Stiffe. Vai pure avanti. Ci siamo accorti, fra l'altro, c'erano dei grossi problemi, questi ragazzi, qui poi l'abbiamo anche discusso, poi la grotta presentava un fragore immenso e questi cercavano disperatamente di farci presente attraverso un megafono, però abbiamo fatto capire che forse in alcuni casi, come diceva prima Max, l'importante è anche di far sentire il rumore, la voce della grotta. Quindi
forse il megafono non aveva senso. Andiamo pure avanti, siamo già arrivati all'ottavo corso. Si ritorna in Sardegna e andiamo a vedere una grotta, alcune grotte spettacolari, perché la Sardegna è nel cuore di tutti gli speleologi e anche le grotte turistiche sono una meraviglia. Vedete che fra l'altro cominciamo fra l'altro ad avere anche, l'abbiamo avuti anche prima, però parliamo di pipistrelli, si parla di atmosfera sotterranea e poi chiaramente anche di documentazione fotografica. Come dobbiamo fotografare? Ecco, gli allievi non sono molti perché è chiaro, sono chiaramente tutti più o meno sardi e le grotte partecipanti sono 7. E adesso vediamo alcune immagini. Questi sono i partecipanti e subito dopo abbiamo la grotta di Sumannao, spettacolare, veramente bellissima, e due chicche. Vai pure avanti. Abbiamo avuto la fortuna di poter andare a visitare, ed era abbastanza difficile, la grotta di Santa Barbara. Fra l'altro un piccolo geode all'interno di una miniera e dentro è una cosa da che ti lascia veramente di stucco. Quello che vedete, tutti i cristalli sono di barite, mentre invece poi concludiamo il tutto alla grotta di Izzuddas, che dal punto di vista delle concrezioni qui abbiamo delle aragoniti fuori di testa. Andiamo avanti, nono corso, ci portiamo a Cuneo, quindi vedete che sostanzialmente giriamo tutta l'Italia. Anche in questo caso, fra l'altro, mi ricordo che il 26-28 di febbraio c'erano meno 10 da quelle parti, abbiamo avuto un qualche problema ad arrivare e più che altro anche a ritornare a casa, però la presenza di, vai pure avanti, di Bartolomea Vigna, ecco qui per la prima volta Max Goldoni presenta le sue mastere, quelle che aveva poi acquisito a Bali, vai pure avanti, e abbiamo la presenza di tre relatori molto interessanti, tra Bartolomeo Vigna, che è diciamo uno dei massimi studiosi di quelli che sono gli acquiferi carsici, e Giovanni Zanchetta, che cominciava a studiare gli studi paleoclimatici. E la presenza anche di Marta Zunino, che fra l'altro è la direttrice del museo e delle grotte di Toirano, che ci parlava dalla presenza degli orsi speleri. Vai pure avanti. Qui vedete che c'era la neve, stiamo entrando nella grotta di Bossea, che sono un'altra esperienza spettacolare. Fra l'altro all'interno della grotta di Bossea ci sono anche una serie di laboratori scientifici di grande livello. Decimo corso, ritorniamo ancora a Castellana Grotte. È un corso molto partecipato, abbiamo circa 120 allievi, 11 le grotte presenti, e vedete che in sostanza, allora il mio compito è quello di cercare di pescare in quello che è il parco di tutti gli scienziati che si occupano di grotte, e a seconda chiaramente delle vicinanze delle grotte di utilizzare queste persone che portano le loro esperienze. Vai pure avanti. Qui abbiamo alcune immagini, c'è stato lo show di Max Goldoni, che ha voluto dividere, vedete, ha fatto una specie di passerella, cercando chiaramente di far capire come ci si deve in sostanza comportare. Poi abbiamo fatto la visita alla grotta, che è stata spettacolare. Vai pure avanti. Questi sono i partecipanti. Ultimo corso che siamo riusciti, no, il penultimo. Siamo ritornati ancora alla grotta di Toirano. Anche qua abbiamo avuto altri personaggi, altri si sono ripetuti, come Paolo Forti, Iole Vaele, che ormai era una presenza fissa. 53 gli allievi, 10 le grotte presenti. Vai pure avanti. Qui vedete Paolo Forti, che all'interno di una delle grotte più belle che abbiamo, che è la grotta di Toirano, spiega la genesi di queste incredibili concrezioni. Vai pure avanti. Alcuni relatori, fra cui sempre Marta Zunino, Giode Vaele, Vigna,
Paolo Forti e il nostro Max Goldoni, che al momento, invece della maschera, stavolta si è utilizzato il naso rosso del clown. Vai pure avanti. Queste invece sono alcune immagini della grotta di Borgo Verezzi, che è poco distante, che abbiamo visitato alla fine di questo nostro incontro. Poi arriviamo, vai pure, questi sono al 12° corso, che è stato effettuato nel 2019. È l'ultimo che abbiamo potuto fare, ma anche qua vedete che c'è la parte in rosso. Abbiamo cambiato. Cioè, i nostri corsi hanno continuato sostanzialmente a cercare di produrre qualcosa di nuovo. Questa volta cosa è successo? Siamo riusciti ad anticipare la visita in grotta. Vai pure. Siamo andati in realtà alla grotta di Frassassi prima di farle le lezioni, e gli allievi avevano il compito di osservare la grotta, di andare alla ricerca di particolari e poi dopo di riportarli, prendere appunti, prendere fotografie e effettuare una ricerca loro all'interno. Vai pure avanti. Poi li abbiamo divisi in gruppi e vedete che il giorno dopo c'è stato proprio un laboratorio importantissimo dal quale ognuno di questi gruppi è riuscito poi di fatto a fare che cosa? A presentare un piccolo PowerPoint con delle domande, con delle ipotesi che poi sono state chiaramente messe al vaglio dei vari relatori, ed è stato importantissimo. E quindi quello secondo me è stato un punto di partenza, da lì dobbiamo partire. Poi vai pure avanti. Questi sono tutti i partecipanti in una zona spettacolare che è stato anche il Museo del Territorio di Storia e Arte di Genga. Vai pure. Contemporaneamente, sempre diciamo vicino a Frassassi, nel 13 ottobre del 2018, c'è stato l'ottavo congresso dell'ISCA. L'ISCA è l'International Show Cave Association, che riunisce tutte le grotte a livello mondiale. Fra l'altro, quello che vedete vicino a Francesco Antonio Doriglia è Mario Verole Bozzello, che è il figlio di Vittorio, che è il rappresentante italiano proprio in questa associazione. Tra l'altro è stato anche consigliere della Società Speleologica nel penultimo mandato. In quell'occasione abbiamo avuto la possibilità, vai pure avanti, di presentare, di presentare i nostri corsi a tutto il mondo, e abbiamo ricevuto veramente dei grandi complimenti. E sia diversi stati, il primo fra tutti gli Stati Uniti, hanno pensato bene di copiare la nostra iniziativa e di portarla in sostanza nei loro paesi. Ed è lì che è stato annunciato ufficialmente la nascita del centro di formazione permanente, che in questo momento doveva nascere, ma poi dopo, ahimè, vai pure, c'era la preparazione, avremmo dovuto incontrarci a Castelcivita, soltanto che, ahimè, il Covid ci ha fregato. Ecco, questa è la fine della mia presentazione, ma è anche, vedi, le grotte non sono tutte uguali. Cosa fa la differenza? La differenza la fa sostanzialmente il corso, l'aggiornamento continuo, come ha detto anche Doriglia, in sostanza ci dobbiamo costantemente tenere aggiornati. Tutto qua. Vai pure, abbiamo finito. Ok. Spero di aver recuperato un po', però ragazzi. Siamo arrivati a mezzogiorno e quindi il tempo è praticamente finito. Io ho visto lungo chat che c'erano alcune domande. Maria Carla, vuoi seguirle tu? Sì, allora le abbiamo un po' raccolte, diciamo che forse possiamo andare su quelle che mi sembrano gli argomenti che possono avere più interesse per le guide. Allora c'è Vittoria che chiede
Come si può gestire l'aspetto della sicurezza delle grotte, in particolare con il monitoraggio delle rocce in merito di eventuali crolli, cioè quali sono, questa è una domanda. E c'è anche Nicola che è interessato agli aspetti, diciamo, degli ambienti ipogei dal punto di vista delle normative, delle criticità di gestione, della formazione continua della biodiversità. Insomma, questi sono gli aspetti che lui ha ritenuto più interessanti. Non credo che chieda un approfondimento, ma solo li segnala, perché altrimenti dobbiamo fare un altro incontro. Quindi non so se si vuole dire qualcosa sul monitoraggio delle rocce o se... poi c'è una richiesta di avere il titolo della pubblicazione che illustrava il relatore di... aspettate che ora un attimo, troppi relatori, troppi nomi. Doriglia. Sì, credo di sì. Esatto. Poi vabbè, come si illustra una grotta, cosa si evidenzia di particolare, ma queste sono delle domande che sono state fatte all'inizio, credo che adesso siano stati dati sufficienti elementi per poter, cioè non c'è bisogno di rispondere. Quindi io direi, non lo so, se volete dire qualcosa in merito al monitoraggio, dare il riferimento della pubblicazione magari mettendolo nella chat. Poi ci sono molti complimenti sia sulle grotte che sugli interventi. Non so, ditemi voi. Io direi che se c'è ancora Francesco Antonio, esatto, magari potrebbe rispondere lui sull'aspetto di sicurezza. Sì. Ci sei ancora? Sì, no, come no, sono qui. No, allora, noi diciamo che sulla sicurezza ci riferiamo un po' allo storico, nel senso che per esempio per quanto riguarda la nostra grotta non abbiamo elementi, non c'è un monitoraggio vero e proprio sul discorso di distacchi vari eccetera, cioè c'è uno storico che ci lascia abbastanza tranquilli, insomma non abbiamo episodi, se non all'ingresso abbiamo avuto un episodio che abbiamo messo in sicurezza ultimamente, proprio all'ingresso, cioè all'entrata, all'esterno, insomma. Però chiaramente il discorso della sicurezza è un elemento che in associazione abbiamo più volte discusso, c'è tutto il discorso della sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi su questo abbiamo posto anche un problema, una questione al legislatore, perché l'ambiente grotta è particolare rispetto a altri ambienti di lavoro. È normale che, per esempio, nel caso nostro, noi abbiamo un piano di sicurezza, questo soprattutto per i lavoratori, che attuiamo in termini di, per esempio, penso alla barca, nella navigazione abbiamo salvagenti, abbiamo certo, che la guida si munisce di un apposito salvagente permanente che mette quando accompagna i visitatori. C'è tutto un procedimento, ci sono delle procedure che noi adottiamo. Quindi però la nostra è molto ampia, quindi non c'è un problema. Abbiamo una segnaletica puntuale in grotta sulle raccomandazioni non soltanto orali, ma anche scritte attraverso la cartellonistica. Questa è un po' per quanto riguarda la sicurezza. Rispetto alle pubblicazioni, Grotte di Pertosa ho letto a cura di Devaele e di l'altro autore Claudio Pastore del gruppo speleologico martinese. Faccio vedere la copertina così magari lo riconoscono. Sì, un po'. No, la cosa che volevo dire, potete scriverci. Ah, perfetto. A marketing@fondazionemida.it e noi vi forniamo delle pubblicazioni, abbiamo varie pubblicazioni, se per questo, per esempio questo sulle vermicolazioni, sull'ultima ricerca per quanto riguarda appunto la vita microbica in grotta. Abbiamo questo, per esempio, delle pietre. Bello questo. Abbiamo varie pubblicazioni anche sulla parte dell'archeologia, approfondimenti vari, ma anche di guida della grotta turistica, sia in termini divulgativi del grande pubblico, queste un po' più specifiche e più scientifiche. Comunque, se voi ci scrivete, ripeto, marketing@
fondazionemila.it, dove il referente appunto è la dottoressa Anna De Mauro, ci fate richieste, noi vi inviamo le pubblicazioni tranquillamente. Insomma, non abbiamo problemi, anzi lo facciamo per questo, cioè sia per il pubblico sia per gli addetti ai lavori, a chi è interessato. No, è arrivata un'ultima domanda che secondo me forse è la più importante. Anzi, volevo dire, rispetto a, avevo dimenticato, ultimamente abbiamo prodotto un nuovo, appunto un prodotto con gli Oculus a immersione, dove praticamente tu vai indietro nell'antro delle grotte a 3500 anni fa e vivi un viaggio di 6 minuti tra le palafitte di come era 3500 anni fa. Abbiamo con i reperti, con la vita appunto dell'uomo protostorico, abbiamo realizzato questo prodotto di realtà aumentata molto molto interessante. Bene. L'ultima cosa, perché credo che il nostro tempo sia abbondantemente già l'abbiamo scaduto, però Nicola chiede: vorrei gentilmente sapere quali siano i limiti per capire quando bisogna essere guide speleologiche o basti essere GAE in una grotta turistica. Visto il nostro pubblico, forse questa domanda merita una risposta. Chi si fa avanti? La seconda parte della domanda non ho capito. Allora, di quali sono i limiti per capire quando bisogna essere guide speleologiche o basti essere una guida ambientale escursionistica in una grotta turistica? Mi permetto di dire qualcosa io. Posso? Uh-huh. Penso proprio di sì. Ma io credo che una conoscenza speleologica, vale a dire quello che c'è dietro alla conoscenza dell'ambiente grotta da un punto di vista di storia naturale e di storia esplorativa, sia di forte aiuto nel descrivere un luogo. A volte c'è il rischio di descrivere la grotta soltanto per ciò che la contiene, ma esiste uno spazio, un vuoto della montagna, un dentro la montagna che se lo si è provato ed esperito anche con una conoscenza speleologica, cercando, ricercando, esplorando, ecco, quello è un valore aggiunto. Cioè è una possibilità di trasmettere informazioni ed anche emozioni, e dietro alle informazioni ci sono anche c'è anche l'esperienza personale, insomma. Io vedo Vittorio, l'ho seguito una volta mentre faceva guidava un gruppo e si capiva che dietro le informazioni c'era un'emozione, c'era un'esperienza diretta. Beh, per chiudere, quasi sempre la richiesta è: ma le grotte sono visitabili solo con la guida, le grotte turistiche, o c'è un accesso anche libero? No, questo solo con la guida, c'è un biglietto, c'è la guida, in genere. Perfetto. Tutte le grotte c'hanno la guida, nel caso nostro più specifico la nostra guida è anche traghettatore, insomma, quindi c'è anche una qualifica in tal senso, insomma, ha fatto un corso da traghettatore, però sono tutte accompagnate, perché anzi abbiamo dei requisiti, non ne abbiamo parlato, ma come Agiti abbiamo dei requisiti precisi per come caratterizzare una grotta turistica, che deve esserci appunto una guida, ci deve essere una bigliettazione, ci devono essere percorsi agevoli, ci deve essere un'illuminazione che sia sufficiente in termini di sicurezza, insomma, voglio dire, ci sono una serie di requisiti che ci sia la tutela, ci sia un lavoro di tutela del sito stesso, cioè non tutti possono aderire all'Agiti, questo è un qualcosa che è meritoria da parte di chi ha fondato l'Agiti, che è appunto Vittorio e gli altri, dove hanno messo dei paletti, diciamo, associarsi
Allagiti significa rispettare alcuni requisiti. Una grotta non può, deve essere almeno di 100 metri lunga, cioè voglio dire, una grotta turistica, non può essere, o comunque deve avere un valore, diciamo, delle caratteristiche come dal punto di vista archeologico, dal punto di vista, cioè se non ha una, è molto grande, ma è piccola, però ha una caratteristica archeologica importante, allora può entrare nell'associazione. Va bene, io direi di chiudere anche se c'è una richiesta di approfondimento, ma in caso mettiamo in contatto il pubblico con i relatori. Perché abbiamo un'altra, non lo so, Marisa, decidi tu. Io devo spostarmi su un'altra riunione alle 12:15, però se volete proseguire. No, direi di a questo punto di chiudere, perché è la stessa riunione a cui devo venire anch'io, esatto. Purtroppo. Quindi direi che ringrazio tutti e possiamo magari pensare di la prossima edizione, di pensare a qualcosa di nuovo legato a questo argomento, visto che ci sono alcune richieste anche per capire la questione normativa, è una questione annosa che vorrebbe una lezione, esatto, da sola. E quindi, per cui io vi saluto, saluto tutto il pubblico, saluto i relatori, li ringrazio infinitamente della loro disponibilità e di quello che ci hanno raccontato. E quindi questo è stato il primo mercoledì dell'archivio in cui la Società Speleologica Italiana, dopo che ha dato il patrocinio, è intervenuta, e quindi cominciate già a pensare a un nuovo argomento, perché noi ora andiamo a metà novembre, ma la prossima primavera è dietro l'angolo, quindi da metà novembre noi cominciamo a pensare agli argomenti per la prossima edizione. Quindi vi invito a pensarne, perché noi siamo in cerca sempre di argomenti interessanti. Grazie veramente a tutti e saluti a tutti. Grazie, grazie, saluti a grazie, tutti. Grazie, ciao, ciao.